Immagino che vi siate divertiti tutti a giocare alla nuovissima Season 8 di Fortnite, è il primo giorno in cui viene rilasciata, che bello, non a me. A me è successa una cosa di terribile, molto terribile, e mi sono incazzato, non poco. Ciao a tutti, sono Octi di Pura Febbre Italiana e in questo video parleremo della mia terribile esperienza con la Season 8. Molto velocemente vi spiego quello che è successo. Ieri, come qualsiasi altro youtuber, mi ero proprio preparato a fare la live, a registrare per la nuova Season 8, eccetera. Però c'è stato un problema: il mio wifi ha smesso di andare per tutto il giorno. Ieri sono rimasto senza internet, non ho potuto registrare, non ho potuto giocare, non ho potuto scaricare l'aggiornamento. Solo oggi i tecnici sono arrivati a sistemare tutto. Voi non avete idea! Voi non avete idea di come mi sono sentito. Tutti che giocavano, io che non potevo vedere nulla. Cioè, ho visto un paio di immagini di quello che succederà, ma mi sono ostentato dal guardare qualsiasi video, quindi un po' sarà una sorpresa, un po' no. Apriamo Fortnite perché veramente io volevo prendere il modem e buttarlo via per il cesso dappertutto. Allora. Banane di cui si parlava tanto. Poi questa cos'è? La skin di ninja, tipo, cos'è? Un ninja. Ok, c'è un pirata che indica l'isola, si sapeva il tema dei pirati, infatti eccolo qua vestito di rosso con due schiavi che sono... Ah, le skin dei pesci! Ok, intanto qua... Era di ghiacci. Ah, allora c'è ancora la zona dei ghiacci? Ah, coi due troll che sono i suoi servi. Ok. Il vulcano. Cosa esce dal vulcano? E chiaramente il re del fuoco e chi? Chi sono gli altri due? Ah, sono i ninja. Ok, è la skin dei ninja. E qua arrivano i pirati. E qua arrivano il re dei ghiacci, tutti per il tesoro. Beh, che figata, che trasformazione. È fighissimo questo trailer. È fantastico. Yeah! Primo, questo stendardo, ah, è solo piratesco e allora no, non lo voglio. Pensavo che sul stendardo potessi mettere il tuo simbolo, che nel mio caso è quello nucleare. Vabbè. Che balletto abbiamo sbloccato? Ah no, era questo, ok. Questo invece è parecchio figo, quindi me lo metto addirittura tra i preferiti e per un po' userò solo questo. E qua quali sono gli stili di Ragnarok sbloccabili in più? Quello senza coprispalle, da quello che ho capito, quindi in pratica è questo quello nuovo. Però a me piace col coprispalla, quindi questo, tutta la vita. Si sa ragazzi, Jack Gordon non perdona mai. Direi di mettermi tutte le cose in epico in modo da goderci proprio questa grafica. E andiamo subito a vedere il nuovo pass battaglia. Riscatta. Hai ottenuto il pass battaglia gratuito, quindi chiaramente lo riscattiamo. Ah! Questo è meritarselo. Questo è cuore nero, la prima skin. Vedremo poi come si potenzia. E questo è il ninja, ossia ibrido. Intanto vediamo questo. Ok, così non è che mi ispira. Non è che mi ispira più. Ok, già così è fighissimo. Così è fighissimissimo. Ah, 11 stili ha! 11 stili, tantissimi! Quelli col teschio sono i miei preferiti in assoluto. Probabilmente li userò. Cioè, mi piace di più la skin iniziale che quella finale, che poi vedremo insomma com'è. No, non mi... No, questa skin non mi piace. No, non mi piace comunque. Cioè, che cosa sarebbe? Il drago? Sarebbero le robe che sono uscite dal drago? Eh sì. Ma... Boh, a parte lo stile nero, non è che mi ispiri più di tanto. Poi vediamo, questo wrap... Vabbè, vedremo, la proveremo. Cobra, cioè, voglio dire, carino, ma... No, è staccato! Fighissimo! Basta, lo amo. Questa roba qua la amo. Il deltaplano dei Cobra, va bene. Sì, questo cane qua è stranissimo, ma è bellissimo. Trifogli, vabbè, insomma, arcobaleno, praticamente. Portale Master. Modifica lo stile in base al numero di forzieri aperti in una partita. Ci sta, mai visto qualcosa di simile? Voglio proprio vedere come diventa. Sidewinder, questo mi sembra proprio Indiana Jones. Però è fighissima, è tipo Calamity 2 lei. E mi piace tantissimo, forse è la skin che preferisco di più. Legname, mi fa schifo. Cenere, vediamo un po' questa roba. Carina, ma non troppo. Niente male sto balletto. Carino. Uzi, pirata, va bene. Fantasma, ok, interessante questo. Vediamo il piccone. Morso serpentino. Carino, come cosa? Lucchetto? Reattivo addirittura? Ah, sempre sulla base dei forzieri che apri, va bene. Stampa solare, questa mi piace tantissimo. Già mi vedo le armi bellissime. Che barba, che noia. Fa schifo. Reattivo, matura e cambia colore durante la partita. Fighissimo, però come fai a fare headshot a questa roba?
così? Come fai a fare headshot a questa roba? Ma qual è la sua testa? Boh, Grimardello, squadra chiave, va bene, boh, carino ma non troppo. Lava, che è praticamente fiamme e riciclatissimo, vabbè. Scaglie di drago, non mi ispira tantissimo questa roba, col rosso, boh. Carino ma non troppo, carino ma non troppo. Poi Dodger nero, va bene. Carina ma non troppo, cioè molto molto semplice. Beh, a qualcuno può piacere tanto, non è malissimo come skin. Questa manto di tigre, ma ragazzi, magari la mimetica è anche bella, ma il fatto che qua ci sia il verde, cioè, i colori sotto rovinano sempre tutto. Galleggiante pirata, vediamo qua cosa c'è. Può essere carino, non è, ma è bello, è bello. Livello 79, ma è bello. Balistica, bellissimo questo, raga. Bellissimo, cavolo. Bellissimo. Chiave master, sblocca il tuo vero potenziale, la chiave dentro di te. Fa parte del set squadra chiave. Stili sbloccabili, trasformati. Come al solito i balletti in questo pass non ci sorprendono più di tanto. Pietra preziosa, questa sembra proprio una mimetica di quelle coi controcazzi, ma proprio di quelle proprio toste. Vedremo come si, come viene mostrata in partita. Chiave master, un'opzione stilistica aggiuntiva per chiave master. Ok, va bene, non mi sembra chissà che grandissima roba, vedremo. Lusso, fa parte del set 24.000, ok. Questa sarebbe la skin finale e si... fa schifo, secondo me. Fa proprio schifo. Cioè, il pirata iniziale con 11 stili è mille volte meglio di lei. Secondo me hanno sbagliato qualcosa quelli dell'Epic Games. Vabbè, vabbè. Raga, che è sto cannone? Che è sto cannone? Comunque no, sta mimetica mi va proprio schifo. È inutile. Raga, mi sa che oggi si shoppa un po', chiaramente, col codice supporta un creatore OctiPFI che trovate qua. Direi che questo è perfetto. No! Ma hanno cambiato il menu, è fighissimo! È fighissimo adesso. No, raga, raga, cosa. Allora, no, cosa? Stile cuore nero, ottieni PE. Ok, 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 ok. Completa sfide settimanali, vabbè, questo, il colore non mi interessa. Invece, ok, ci vuole tantissima PE, ma qua bisogna giocare come dei dannati. Poi, cos'è questo? Completa 12 sfide qualsiasi per ottenere l'oggetto ricompensa. Ok, vabbè, uno stile schifosissimo. Ottieni 14... Guardate quanta roba si può ancora sbloccare, diamine. Tantissima. Sfide dell'amore del ranger, ok, questo uomo, eh. Sfide del re dei ghiacci, ok, io devo ancora finirlo. Poi qua le varie settimane. Ok, per esempio c'è questo qua, va bene, va bene. Cos'è scoperta? Completa 11 sfide qualsiasi per ottenere l'oggetto ricompensa. Completa 55 sfide settimanali, il solito coso. Faso un completa tutte le sfide di tutte le settimane 10. Raga, che dire? Veramente, veramente abbiamo qua un sacco di robe da scoprire. Ora dovrò andare a vedere tutta la mappa e vedere un po' di scoprire cosa ne penso di questo Super Battle Pass. Mi aspettavo di peggio, ma ho visto un po' immagini della mappa, ho visto un po' di cose. Veramente mi sembra una cosa fighissima. Cosa ne pensate voi? Stop prima di proseguire col video. Ti rubo 30 secondi per la sponsor time, perché immagino che tu sia stufo di giocare con una tastiera scadente che ti fa venire voglia di scraventarla da tutte le parti. E immagino che tu abbia deciso di comprarti una nuova tastiera da gaming meccanica super fighissima. Allora la tastiera Blademaster TE della Drevo è ciò che fa il caso tuo. La tastiera più votata nell'intera storia di Kickmaster, con un layout completamente in italiano che uso io stesso per fare vittorie con 15 kill su Fortnite. La particolarità della tastiera è appunto il Genius Knob situato alla sinistra della stessa, a cui puoi assegnare ogni comando che ti venga in testa. Da quando l'ho provato non potevo più farne a meno. Addirittura i LED sono luminosissimi e bellissimi. Nella fighissima scatola troviamo la tastiera, le istruzioni, un pennello per scopare la tastiera, una pinzetta per rimuovere i keycaps e una foto di Octi da piccolo col culetto di fuori. No, forse questa non c'era. Nessun obbligo, ma se volete una tastiera come la mia, andate in descrizione che trovate il link per la tastiera con un codice sconto del 20% solo per gli iscritti alla Pura Fibra Italiana. Sbrigatevi prima che finiscano! Allora, vediamo un po'. Prima di tutto salva il mondo. Salva il mondo perché così sblocco il bonus giornaliero che ieri non ho potuto sbloccare. Che cos'è questo? Già una pozione dell'eterno amore. Va, finito tutto. Questo era. Ma che... Boh, vabbè. Ho un regalo per me. Guarda quanta roba! Chissà perché mi è andato tutta sta roba, vabbè.